impianti con turbina a gas cosiddetti a combustione interna. Questa combustione sarà un po' filo conduttore, come anche ricordate le statistiche che abbiamo visto nelle nostre primissime lezioni. Diciamo, questo processo di combustione si incontra nella generazione di energia, lo si incontra praticamente dappertutto, diciamo, sicuramente molto spesso. Tutte le turbine a gas del mondo sfruttano la combustione, una buona parte delle turbine a vapore fanno altrettanto, fanno eccezione quelle che sfruttano l'energia nucleare, il solare termodinamico o il geotermico. Poi esistono, ne parleremo, come vi dicevo, molto interessanti impianti cosiddetti combinati, cioè che mettono insieme turbine a gas e turbine a vapore, per i quali valgono le considerazioni che abbiamo prima fatto. I motori a combustione interna, lo dicono già nel nome, dichiarano quale principio utilizzano per l'introduzione dell'energia e via discorrendo, ma non soltanto in quelli che chiamiamo impianti motori termici, cioè quelli che sono i più importanti sicuramente, preposti per la generazione di energia meccanica, ma anche semplicemente gli impianti preposti alla generazione di energia termica, caldaie, insomma, il concetto della stufa. Come sapete, in grandissima maggioranza ancora oggi si avvalgono di questo principio. Ecco perché ritengo importante per l'ingegnere meccanico che voglia avere dimestichezza con problemi energetici, credo che qualche accenno al processo di combustione sia assolutamente indispensabile. Non so se riesco, poi magari vi darò io qualche paginetta su queste cose, perché sul libro nello specifico, diciamo, non c'è questa parte. Allora, come vi dicevo, per produrre l'energia termica di cui stiamo parlando ormai da un po' di tempo, di cui continueremo a parlare per altro tempo, ci si avvale, appunto, escluse le eccezioni a cui facevo riferimento prima, ci si avvale dell'energia primaria in termini di energia potenziale chimica di un combustibile. Energia quindi potenziale chimica che diventa energia termica, quindi effettivamente disponibile solo a seguito di una reazione di combustione. Diciamo, tanto per cominciare, i combustibili più utilizzati nelle nostre applicazioni, in particolare per gli impianti a combustione interna di cui stiamo occupando, sono sostanzialmente, appartengono a quella categoria che è conosciuta col nome di idrocarburi. Quindi, diciamo, volendo, quindi abbiamo detto prima, escludendo i combustibili solidi, quali il carbone principalmente, restano come combustibili utilizzati in impianti a combustione interna questa categoria di combustibili cosiddetti idrocarburi, che possono essere gassosi o liquidi. Okay? Giusto per darvi un'idea, insomma, i più utilizzati sono quelli, no, l'idrocarburo si presenta con una formula chimica del tipo CaH con B, dove A e B sono due indici che indicano il numero di atomi carbonio e idrogeno a formare la molecola dell'idrocarburo. Ne esiste una varietà sterminata,
non ho nessuna intenzione di annoiarvi con queste considerazioni appunto mnemoniche sul tipo di questi idrocarburi. Idrocarburo significa proprio questo, cioè è un composto a base carboniosa più o meno idrogenato. Okay? Diciamo i più diffusi, ci limitiamo quindi a soltanto i più diffusi, seguono lo schema dove A, diciamo, numero naturale da 1 a n, n non finito, n finito, e B vale 2n più 2. Quindi se partiamo da n uguale 1, quindi la molecola più semplice, più compatta di idrocarburo è quella dove A vale 1 e B vale 4. Ok? E questo è il metano, che come penso molti di voi già sanno. Quindi c'è tutta una famiglia di idrocarburi che segue questo schema, che sono molto utilizzati. Quindi se aumentiamo di un'unità il pH del carbonio, passiamo al C2H6 che è l'etano, C3H8 che è il propano, C4H10 che è il butano, e qui ci fermiamo perché appunto, come potete immaginare, N tipicamente arriva tranquillamente a 30 e non ci stiamo a fare questa inutile elencazione. Questi tipicamente sono in forma gassosa, ok? Sono fra i più utilizzati. Vabbè, il metano, sapete, è il componente base di quello che noi chiamiamo gas naturale che ormai arriva, viene distribuito comodamente nelle nostre città. Proviene in questa zona d'Italia, proviene essenzialmente da bacini nel Nord Africa. Giunge a noi o tramite gasdotti che arrivano in Sicilia o su navi che si chiamano navi metaniere, che questo è interessante. Per il trasporto di questo gas vengono utilizzate in grandi quantità le turbine a gas di cui stiamo studiando, poi vi racconto qualche storia al riguardo. Okay. E quello che noi appunto chiamiamo gas naturale non è metano puro, ma diciamo la maggior parte è rappresentato dal metano CH4. Questi due, il propano e il butano, sono a pressione e temperatura ambiente sono in fase gassosa, possono diventare liquidi abbastanza facilmente. Basta sottoporli a leggere sovrappressioni rispetto a quell'atmosfera, anche a temperatura ambiente, e passano in fase liquida, e appunto miscele di diversa composizione di questi due vanno a costituire quello che è conosciuto con la sigla GDL, che penso vi sia familiare, appunto, che sta a dire gas di petrolio, perché deriva dall'estrazione del petrolio a bocca di pozzo, vengono fuori questi gas, quindi si chiama gas di petrolio, liquefatti perché appunto di solito per questioni di immagazzinamento, per farli occupare la stessa massa, un minor volume, viene tipicamente immagazzinato in fase liquida e si presta facilmente a questo, mentre invece è quasi impossibile portare in fase liquida il metano, perché bisognerebbe sottoporlo a pressioni molto elevate e a temperature molto molto basse, raggiungibili solo spendendo energia in un impianto frigorifero per raggiungere temperature lontane. Ecco perché il metano ha tanti pregi, tranne questo, quindi è un po' scomodo da immagazzinare, perché dovendolo conservare in fase gassosa, diciamo, richiede grossi volumi a confronto di una certa massa richiesta. È un po' il problema, se qualcuno ne ha sentito parlare, delle automobili alimentate a metano, che hanno un'autonomia non troppo elevata,
perché appunto il metano viene conservato in delle bombole che, entro le quali viene conservato in forma gassosa, e quindi non ci va una grandissima massa, non c'è paragone con un liquido come può essere la benzina o il gasolio come rapporto massa-volume, quella che chiamiamo densità. Per migliorare, chiaramente, per fare crescere questa densità, altrimenti l'autonomia sarebbe veramente scarsissima, queste bombole di metano sono, immagazzinano il metano ad alta pressione. Credo che lo standard attuale sia sui 160 bar, che è una bella pressione, e stanno per essere omologate. Bombole sono in via di ulteriori procedure di ottimizzazione per una successiva omologazione, bombole da 300-320 bar. Questo appunto per immagazzinare più massa a parità di volume e quindi migliorare l'autonomia. Ma questo poi era giusto per farvi un attimo familiarizzare con questi elementi, e non c'entra granché. Dopodiché, appunto, continuando, come vi dicevo, evito di continuare l'elenco dettagliato, saltiamo per esempio al C8H18. Questo è l'isottano. L'isottano è liquido, a differenza di questi primi quattro, è liquido in fase, in condizioni ambiente, ed è il componente di riferimento di una miscela di N diversi idrocarburi che noi conosciamo con un nome che ci è molto familiare, ma che è un nome commerciale, cioè che non corrisponde a nessuno di questi idrocarburi, che si chiama benzina, no? Per noi è un nome molto familiare, ma la benzina in realtà è una miscela di N idrocarburi di questo tipo, dei quali il componente principale, il componente che caratterizza il cui comportamento, se fosse la benzina costituita da un componente solo, o puro, quindi, se volessimo dire a quale componente puro più si avvicina il suo comportamento, il riferimento sarebbe l'isottano, C8H18. Viceversa, saltando ancora un po' più giù, quindi andando a fare crescere N fino a farlo arrivare a C16H34, quindi è una molecola molto più lunga, più pesante. Queste molecole tipicamente sono, per questi qua la struttura molecolare è fatta grosso modo in questo modo, no? Per esempio il C3H8 è fatto così. Ok, e così via, tutto via. Quindi immaginatevi, questo mi sono fermato a 3, immaginatevi C16H34, insomma, è una catena molto più lunga, una catena lineare. Sono idrocarburi di una particolare famiglia di idrocarburi che appunto sono cosiddetti a catena lineare. Esistono altre catene, altre cose, insomma, veramente sono migliaia, ma non è di nessuna utilità andare adesso a perdere. Dicevo C16H34 perché l'ho segnalato, perché è, diciamo, è l'equivalente di questo come con idrocarburo, come sostanza pura di riferimento in un'altra miscela di N idrocarburi che è altrettanto, il cui nome è altrettanto familiare, che è il gasolio, quello che noi chiamiamo gasolio. E, diciamo, da queste parti, diciamo, tra il C8H18 e il C16H34, c'è l'idrocarburo che normalmente viene impiegato come combustibile per i motori aeronautici. Come dicevo, deve avere delle caratteristiche, deve essere liquido per questione di avere una buona densità per poterlo trasportare nei serbatoi degli aerei, non può essere quindi gassoso, però contemporaneamente non deve essere ad alto contenuto di carbonio, perché non deve dare luogo alla produzione di scorie solide e quindi che potrebbero danneggiare le pale della turbina, come vi dicevo prima. Quindi in generale che cosa facciamo?
utilizzando uno qualunque di questi tanti idrocarburi, diciamo genericamente scivolato HCl, quello che noi facciamo è una reazione di ossidazione, un'ossidazione rapida, veloce, di questo idrocarburo, facendolo reagire con l'ossidante per eccellenza, che è l'ossigeno contenuto chiaramente nella molecola d'aria. Insomma, nessuna applicazione ingegneristica, non viene in mente a nessuno di separare l'ossigeno dall'azoto, che costituiscono, diciamo, sono i due componenti fondamentali della molecola d'aria, e come sapete, con dei procedimenti chimici non è difficile separare l'ossigeno dall'azoto, però per motivi che lascio a voi intuire non si fa mai, quando poi occorre utilizzare quell'ossigeno come comburente nella reazione di combustione. Si adopera direttamente l'aria, come dicevo, e possiamo assumere, diciamo, la molecola d'aria formata da una parte di ossigeno, come dicevo, e circa quattro parti, in realtà 3.773 parti di azoto, trascurando, cioè una percentuale veramente trascurabile di CO2 e di altri gas, quello un poco più presente, ma parliamo di uno 0. Qualcosa per cento, è largo. Ok, quindi, diciamo, a fini ingegneristici non è un'approssimazione, ma è universalmente accettato. Quando voi dovete fare dei calcoli in cui è presente l'aria, la molecola d'aria viene considerata di questa composizione: una parte di ossigeno e 377 di azoto. Questo chiaramente porta, quindi, come dicevo, all'ossidazione, si rompono questi legami, se ne formano altri, e appunto tipicamente il carbonio e l'idrogeno hanno una elevata affinità chimica, si chiama così per l'ossigeno, e quindi vanno a formare rispettivamente CO2 e H2O, chiaramente in forma vapore, data la temperatura che diciamo, pressioni normalmente utilizzate, data la temperatura che viene raggiunta, il vapore sarà sempre l'acqua sarà sempre in fase vapore. Okay. Più chiaramente troveremo quello che vi stavo dicendo prima un po' rapidamente, adesso lo vediamo con un po' più di calma, cioè chiaramente questo azoto, appunto l'idrocarburo, come sapete, reagisce soltanto con l'ossigeno. Noi, per motivi, ripeto, che lascio facilmente, neanche voglio citare, lascio alla vostra immaginazione, noi la reazione la facciamo avvenire sempre con l'aria e non con l'ossigeno puro, e evidentemente l'azoto, che non ha reagito, non ha preso parte alla reazione, che fine fa? Passerà pari pari, come stava fra i reagenti, così ce lo ritroviamo nei prodotti. Okay. E questa, appunto, la reazione esotermica. Sono i reagenti, questi sono i prodotti. Bilanciamo questa reazione, cioè andiamo a vedere che cosa, appunto, per ogni mole di, consideriamo una mole di idrocarburo, quante moli di aria sono necessari e che cosa viene fuori. È abbastanza facile, qui ci va A moli di CO2, B mezzi moli di H2O, okay? E questo qua sarà evidentemente B mezzi, A di quarti moli di aria, okay? E quindi questo significa che anche l'azoto qui si porta dietro a di qua. Quindi, come vedete, dipende da chi sono A e B.
Quindi, nell'esempio, facciamo uno solo di esempio: se il nostro idrocarburo è il metano, questa è la reazione di combustione del metano. Ok? Benissimo, quella che abbiamo scritto appunto bilanciando molto semplicemente la massa dei reagenti e con quella dei prodotti si chiama reazione stechiometrica, questo è il nome di origine greca, che sta appunto a indicare che la reazione completa, che significa completa, che riesca a consumare tutte le moli di del nostro reagente di partenza, quindi il nostro idrocarburo, deve necessariamente prevedere la presenza di A più B quarti, in generale di due moli, se nel caso del metano, di due moli di aria, in modo da dare luogo a questi prodotti. Okay? In questo modo, una reazione perfetta, ideale, siamo sicuri di aver convertito integralmente le moli del combustibile in moli di prodotti della combustione. Questi sono appunto quei prodotti della combustione, questi qua, che con il loro contenuto di energia termica, ecco qua, questo rappresenta il nostro proprio il Q1 che abbiamo, su cui abbiamo ragionato, discusso tante volte in questi giorni scorsi, okay? E rappresenta, e quindi questo flusso di gas con questa composizione, se fosse, come vi dicevo, le quantità esattamente quelle suggerite dalla reazione stechiometrica, questo flusso di gas è quello che appunto noi chiamiamo fluido di lavoro, quello che io tante volte dico va a lavorare, va a espandere all'interno della turbina, o in altri tipi di impianti, motori, viene utilizzato diversamente, ma sempre di questo parliamo. Okay? La differenza con gli impianti per la produzione di energia termica è che questo flusso diciamo cede poi il suo calore Q1 a un altro fluido, tipicamente acqua, per riscaldarla per gli usi più svariati, o un'alternativa ad aria, e poi viene banalmente immesso in atmosfera, cioè non va appunto, virgolette, a lavorare da nessuna parte, cede questo calore perché l'obiettivo era solo la produzione di energia termica, quindi cede questo calore ad un altro fluido più facilmente maneggiabile rispetto a questi, e dopodiché ha esaurito la sua funzione e viene reimmesso a temperatura più bassa, evidentemente viene reimmesso in atmosfera. Okay? Come vi dicevo, questa reazione, così come l'abbiamo scritta, appunto bilanciata in questo modo, si chiama reazione stechiometrica. Se, quindi possiamo vedere, quindi nel caso in generale abbiamo detto che per ogni mole di idrocarburo abbiamo bisogno di A più B quarti moli di aria. Nell'esempio particolare del metano significa che in una reazione ideale, per consumare completamente una mole di metano, abbiamo bisogno di due moli d'aria. Queste due quantità, moli o masse, vedremo tra un attimo, di combustibile e di aria necessarie per una
combustione completa, stanno appunto fra loro, devono seguire i rapporti che questa stechiometria sta suggerendo. Quindi, diciamo, se io faccio il rapporto fra le moli di aria e le moli di combustibile, e però non mi fermo alle moli, faccio una piccola moltiplicazione. Questo lo moltiplico per il peso molecolare dell'aria, questo per il peso molecolare del combustibile che sto adoperando. Okay. Non so, per esempio per il metano è facile, è 12 più 4, 16, ok? E così via, per l'etano sarà 38 e via discorrendo. E quindi diciamo per l'aria altrettanto è 114, qualcosa, questo è 32, questo è 28 per 3, eccetera. E quindi viene fuori un numero un po' più grande di 100, ma comunque non è una grossa difficoltà fare questa moltiplicazione, e quindi abbiamo un rapporto fra masse, cioè massa d'aria su massa di combustibile, ok? Questo rapporto è universalmente indicato con la lettera greca alfa e si chiama rapporto di miscela. In particolare, calcolato in questo modo, si chiama rapporto stechiometrico di miscela perché viene suggerito dalla stechiometria dell'areazione, cioè quando adoperiamo esattamente queste moli, ovvero questi grammi di aria e di combustibile per effettuare la reazione. Non so, per il caso del metano, me lo ricordo a memoria, quel rapporto vale 17.2.3, un numero di questo genere. Che significa? Significa che se voglio bruciare completamente, ipotesi di reazione perfetta, un grammo o un chilogrammo, un etto, quello che volete, quindi un'unità di massa di metano, ho bisogno di 17 rotte unità di massa di aria, ok? E quindi verranno fuori 18 unità di massa, virgola qualcosa, di questi prodotti della combustione. Il punto è che l'altra cosa importante da tenere presente è che in realtà io posso anche variare un pochino entro certi limiti questo tipo di rapporto, nel senso che se io invece di adoperare, come dicevo, per il metano, ad esempio 17.2 grammi d'aria per ogni grammo di metano che voglio usare, se invece io prendo un grammo di metano e lo faccio reagire con 18, 19, 20 grammi d'aria, non è che la reazione non avviene, avviene lo stesso. E che cosa cambia? Cambiano due cose. Uno è che qui fra i prodotti mi troverò quei grammi o quelle moli, per come l'abbiamo scritta qui alla lavagna, in più di aria che abbiamo adoperato, perché io qui se adopero, appunto, la stechiometria mi dice che devo adoperare 2 moli di aria, se ne adopero 2,5, quella mezza mole in più che fine fa? Non è che sparisce dalla circolazione, me la ritrovo pari pari qui fra i prodotti. Quindi, sempre per completare delle frasi che vi ho lasciato un po' in sospeso qualche tempo fa, come dicevo, in generale, siccome è abbastanza diffusa la tendenza a metterci un po' d'aria in più rispetto a quella rigorosamente suggerita dalla stechiometria della reazione, come vi dicevo, molto spesso, quando appunto vi dicevo, ma chi sono questi gas che vanno a lavorare nella turbina? Dicevo, normalmente troviamo questi elementi che ho appena scritto, CO2, H2O, l'azoto, ma nella stragrande maggioranza dei casi troviamo anche l'aria in eccesso, cosiddetta. Perché in eccesso? Perché era quella in più rispetto a quella strettamente necessaria per consumare
quel combustibile che è la quantità di combustibile che sto adoperando in quel momento. Ok? E questa è la prima differenza, cioè la prima cosa che mi devo fare i conti con questa massa d'aria. L'altra, quando scrivo la reazione, devo sapere quanta aria in più ho messo rispetto a quella stechiometrica e me la devo andare a riportare tra i prodotti. L'altra differenza importante è che chiaramente l'energia termica rilasciata dalla reazione è a parità di moli o di massa di combustibile che sto adoperando, è la stessa, sia che io, perché è una caratteristica, appunto, è quella famosa energia potenziale chimica, no? Quell'H che tante volte, che non è il simbolo dell'idrogeno, no? È quel potere calorifico, sia quell'energia che abbiamo chiamato potenziale chimica per unità di massa del combustibile, che più di una volta vi ho richiamato. No, questo Q con 1 abbiamo detto è M con C per H, per il momento continuiamo a chiamarlo così. E questo sarebbe il mio Q con 1, d'accordo? E che, come vedete, dipende esclusivamente dalla massa di combustibile che io sto adoperando. Quindi se io adopero sempre un grammo di metano e anziché adoperare 17 grammi di aria ne adopero 20, come vi dicevo la reazione avviene lo stesso, la differenza è che fra i prodotti dovrò contare quei 2-3 grammi di aria in più che sto adoperando, ma l'altra differenza importante è che l'energia termica che io ho rilasciato, i kilojoule che vengono fuori dalla reazione sono gli stessi, sia che io adoperi esattamente 17,3 grammi di aria, sia se ne adopero 18, 20, 24, 25, ok? Però che cosa cambia in questi due casi? Cambia che evidentemente appunto quei kilojoule, se io li rilascio a una massa di gas combusti pari a 1 più 17, cioè 18, qualcosa grammi di prodotti, produrranno come effetto un innalzamento della temperatura di un certo tipo. Okay? Se io gli stessi joule li rilascio ad una massa non 18 ma 20, 30, quello che sia, è chiaro che porterò questi grammi ad una temperatura finale, diciamo di finale, più bassa. Ok? E trovate, cioè se io rilascio sempre la stessa quantità di calore a una massa di fluido che è la in camera crescente, la temperatura a cui si porterà questa massa sarà più bassa. Insomma, se voi accendete un fiammifero e lo mettete all'interno di una scatolina, l'aria di quella scatolina, una candelina, accendete una candelina, ci mettete intorno una scatola di certe dimensioni in modo che ci sia un po' d'aria, che sennò si spegne la fiamma, e l'aria all'interno di questa scatolina, se ci mettete un dito quasi vi scottate, vi trovate. Però se io accendo una candelina in quest'aula, non è che sentiamo più caldo. La differenza è la candelina è sempre la stessa, quindi l'energia termica che ha rilasciato è sempre la stessa, la differenza è la capacità termica, si chiama così, del fluido che l'ha ricevuto. Capacità termica è evidentemente proporzionale alla massa di fluido di cui stiamo parlando. E questo lo precisiamo adesso, poi ci torneremo sopra, però potete intuire facilmente questo discorso di variare la quantità di aria utilizzata per la combustione che si ripercuote sulla temperatura dei prodotti della combustione è una delle tecniche più adottate proprio per controllare quella T con 3, la temperatura massima. Quello che vi stavo dicendo prima l'ho detto un po' di corsa, ci torneremo sopra ancora una volta, però già adesso possiamo precisarlo un po' meglio. Se io prendessi come riferimento proprio il metano come combustibile e facessi avvenire una reazione esattamente stechiometrica,
dato il valore dell'H, dell'energia potenziale chimica del metano, che è dell'ordine dei 50.000 kJ per chilogrammo, se vi volete divertire avete tutti gli elementi per, in base a queste cose che abbiamo detto, per farvi due conti, o altrimenti ve lo dico io, così sperando che mi crediate, grosso modo, facendo appunto una reazione di questo genere, la temperatura di questo flusso di gas combusti, senza dissipazione, insomma, trascurando le dissipazioni termiche, questa temperatura supera i 2000 centigradi, 2100-2200 gradi centigradi, che sono temperature che da un punto di vista termodinamico farebbero la felicità di qualunque ciclo Joule, ok? Però ancora oggi, diciamo, per quanto sofisticate siano le turbine a gas di oggi, ancora oggi sono assolutamente non raggiunte, insomma, come capacità di sopportazione da parte dei metalli, di quelle palette, dei primi stadi, dei primi elementi di quella turbina che abbiamo visto nelle fotografie qualche minuto fa. Okay. E quindi, come vi dicevo, in funzione di quanto si voglia investire sui materiali di quella turbina, voi oggi, se sfogliate un catalogo di turbine a gas, trovate tranquillamente macchine con temperatura T3 di poco superiore ai 1000 gradi centigradi, fino ad arrivare alle applicazioni di punta, dove quella T3 arriva intorno ai 1500 gradi centigradi, quindi comunque decisamente inferiore a quella che si chiama temperatura adiabatica di fiamma, insomma quella che deriva dalla combustione stechiometrica di un combustibile, ad esempio come il metano, ok? E quindi quello che vi dicevo, come si fa allora ad evitare che temperatura raggiunga questi livelli non sopportabili dalle palette dei primi stadi della turbina? Molto semplicemente la reazione si fa avvenire non in condizioni stechiometriche, quindi non utilizzando esattamente alfa chilogrammi di aria per chilogrammo di combustibile, ma utilizzandone di più, utilizzando un eccesso d'aria. Questo, per il discorso che stavamo facendo prima, tende a abbassare chiaramente con una certa proporzionalità la temperatura dei gas combusti. Maggiore è l'eccesso d'aria, minore è la temperatura raggiunta dai gas combusti. Li trovate? Sì, chiaro? No, qualche perplessità? Ok, quindi è possibile adoperare queste miscele di aria e combustibile con una presenza d'aria maggiore rispetto a quella suggerita, così ripeto questo concetto, rispetto a quella suggerita dalla stechiometria della reazione. Quindi è possibile utilizzare delle miscele con più aria rispetto a quella stechiometrica. Queste miscele, nel gergo di chi si occupa di combustione, si chiamano miscele magre. Si chiamano così, magre o povere. In generale magre, più usato il termine anche in inglese, lean, L-E-A-N. Combustione magra, chi si occupa di combustione, è un gergo abbastanza usuale. Combustione magra, lean combustion, è un termine abbastanza ricorrente. Vabbè. Miscele magre, quindi vuol dire che per ogni mole o per ogni, diciamo, unità di massa di combustibile vengono adoperate unità di massa di aria superiori a quelle suggerite indicate dal valore stechiometrico, quello che dicevamo. Chiaramente tutto questo ha un limite, nel senso che, dicevo prima, invece di 17 rotti grammi d'aria ne posso adoperare 20, 30, 40, ma non ne posso adoperare 3000 grammi d'aria per ogni grammo di metano e pretendere che quello bruci lo stesso. C'è un limite che si chiama appunto limite superiore di infiammabilità ed è una caratteristica intrinseca di ogni combustibile.
è tabellato, se qualcuno ha necessità, esigenza di conoscere questi valori, esistono delle, per ogni combustibile, per il metano vale un certo numero, per il propano ne vale un altro e via discorrendo, è una caratteristica intrinseca del combustibile, il limite superiore infiammabile, cioè quel limite oltre il quale, eccedendo con la quantità d'aria superiore rispetto allo stechiometrico, la combustione non può reggersi. Questo da un punto di vista strettamente chimico, che intendo dire da un punto di vista strettamente chimico, ci torneremo su un po' più in là. Teniamo presente appunto, cominciamo a tenere presente che noi qui alla lavagna stiamo scrivendo questa reazione, immaginando di prendere, i colleghi di chimica adoperano proprio questo linguaggio, cioè prendo una mole di questo e la faccio reagire con una mole, però si dimentica, quindi questo è l'aspetto prettamente chimico della faccenda, poi c'è da dimenticarsi, viene da dimenticarsi l'aspetto fisico, cioè del... cioè io prendo, ma prendo e metto dove? Nel senso che per esempio l'esempio più vistoso che riguarda un impianto che ancora non abbiamo studiato, ma per esempio nei motori, quindi con i pistoni che vanno su e giù, per intenderci, i cosiddetti motori alternativi per autotrazione, quando io prendo una mole di combustibile, una mole di benzina e la faccio reagire con n moli di aria, significa che io li faccio incontrare dentro questo volume dove c'è uno stantuffo che sale e scende molto rapidamente, e tutta questa operazione ha a disposizione qualche centesimo di secondo per avvenire. È diverso dal caso che se io prendo la mole di combustibile, la mole di metto in una scatola, poi metto a girare con un mestolo come se stessi facendo un cibo e sto lì un quarto d'ora, dopo un quarto d'ora probabilmente la reazione è quella ed è stata perfetta. E questo è l'aspetto chimico, come vi dicevo. L'aspetto fisico invece appunto deve tenere conto anche del sistema all'interno del quale avviene la reazione di combustione. Questo per arrivare a dire che a seconda della macchina, diciamo col suo nome, all'interno della quale avviene questa reazione, chiaramente questo limite di infiammabilità si riduce, così come vi avevo segnalato qui, cioè di solito ben prima che di questo limite, diciamo di natura puramente chimica, bisogna evitare di eccedere per se si vuole che questa reazione avvenga. Va, è questo. Comunque questo è il campo, diciamo, delle miscele magre. Ok, è possibile fare anche l'inverso, nel senso che, sempre con l'esempio del metano, se io invece di 17.3 grammi, per esempio, di metano ne adopero 16 o 15 o 14, quindi mi sposto verso sinistra in questa linea dei rapporti di miscela, ancora una volta la reazione avviene lo stesso. Le differenze con la reazione stechiometrica ancora quali saranno? Saranno, diciamo, di tipo inverso rispetto a quando adoperavo un eccesso d'aria, cioè sicuramente avendone impiegata meno di quella necessaria, sicuramente qui non ne troverò neanche ombra, non ne troverò traccia fra i prodotti, ne ho messo meno di quella che mi serviva, figuriamoci se me la posso ritrovare tra i prodotti, ma mentre invece tra i prodotti sicuramente comparirà una porzione magari trasformata a seguito delle temperature che ha raggiunto, ma troverò traccia di quel idrocarburo di partenza, ok? Perché quello aveva bisogno, doveva necessariamente, per trasformarsi in CO2 e H2O, aveva bisogno di incontrare 17.3
grammi, se parliamo di grammi, di aria. Io gliene ho messi a disposizione 15, 16, 14, è chiaro che non sono riuscito a farlo reagire tutto quanto quel grammo di aria. E quindi quello che non ha reagito, che fine ha fatto? Ancora una volta me lo ritrovo come massa, me lo ritrovo sicuramente tra i prodotti. Come composizione non ci avventuriamo, non lo sappiamo, però sicuramente quella massa di idrocarburo che non è riuscita a reagire per carenza di ossigeno, sicuramente me la ritrovo tra i prodotti. Se la combustione si è sviluppata correttamente, appunto poi questo non dovrebbe succedere altro. Chiaramente anche questo mi porta, per motivi inversi, mi porta ad un abbassamento della temperatura massima, questa volta non per un fatto di capacità termica che è andata, ma per il fatto semplicemente che non ho sfruttato tutta la potenzialità, perché io ottengo più con uno se brucio tutta la M con C, M con F, la M con F, la massa di combustibile. Se ne brucio l'80%, è chiaro che Q con 1 sarà prodotto con una riduzione del 20%, okay? E quindi avrò messo a disposizione meno energia termica e quindi la temperatura finale evidentemente ne risente, okay? Però anche questo è un possibile modo eventualmente di lavorare, di far lavorare queste reazioni. Quando questo accade si parla di miscele ricche, qualche volta grasse, però è più utilizzato il termine miscela ricca. Ricca significa che c'è una quantità di aria in quella reazione inferiore rispetto a quella indicata, suggerita dalla stechiometria della reazione, ovvero c'è del combustibile in eccesso rispetto all'aria che stiamo adoperando per quanto riguarda il riferimento fornito dalla reazione stechiometrica. Ok? E quindi, in pratica, questo per dire che questo rapporto alfa che abbiamo appena definito è appunto un rapporto che si chiama, questo campo di variabilità si chiama rapporto di miscela, e basta, cioè rapporto di miscela, che può essere più piccolo o più grande rispetto al valore stechiometrico. Quindi soltanto per ogni combustibile esiste un ben preciso valore stechiometrico, però è possibile ottenere reazioni di combustione con valori di questo rapporto di miscela alfa maggiore o minore di quello stechiometrico. Stavo dimenticando di dire, chiaramente anche da quest'altra parte non è che posso esagerare, nel senso che se invece dei soliti 17 grammi di aria, dicevo, ne adopero 16, 15, 14, 13, la reazione con le particolarità che abbiamo descritto avviene lo stesso, però è chiaro che se io ci mando un grammo, due grammi di aria per ogni grammo di metano, la reazione non avrà proprio origine, non si sviluppa proprio, e quindi esisterà un limite inferiore di infiammabilità analogo a quello, con le stesse considerazioni sull'effettivo campo di possibile funzionamento, che è più ristretto rispetto ai due limiti che la chimica suggerisce, e ancora una volta è un parametro tabellato a seconda, è una caratteristica esclusiva del tipo di combustibile utilizzato. Che non ce la facciamo. Un accenno, così almeno ci troviamo per strada la prossima volta. Ah, questo lo posso dire.
una cosa importante da dire subito, aggiungo solo questo e poi vi lascio prendere piano della lezione successiva. Una cosa importante è che appunto in questo schema stavo cancellando, vabbè, genericamente insomma la generica molecola di un idrocarburo, diciamo, come passa da questa condizione a formare questi prodotti? Quella che noi abbiamo scritto qua è una formulazione sintetica cosiddetta della reazione di combustione, nel senso che questa è la partenza sicuramente e questo è l'arrivo, questo sono i risultati, però tra qua e qua non è che ci si passa in un sol passo, non è che una molecola di C3H8 si trasforma in un sol colpo in una molecola di CO2 e in due molecole di vapor d'acqua. Perché praticamente voi sapete, ricordate un po' dalla chimica, che cosa accade in pratica? Quello è il risultato finale di quella che è una catena di trasformazioni in serie, secondo le quali in pratica che cosa accade? Si rompono questi legami tra atomi C e atomi A e se ne formano altri e si formano tutta una serie di quelli che si chiamano composti intermedi, che hanno una vita brevissima perché sono molecole molto poco stabili, che ne so, si forma un composto fatto così, un altro fatto così, e cioè magari legato più o meno ad atomi O, ad atomi OH, eccetera, cosiddetti radicali, okay, si chiamano così, che hanno una vita molto breve, però danno luogo ad una catena di trasformazioni. Per il metano, degli studiosi di alcune decine di anni fa hanno individuato un, si chiama, meccanismo di reazione che, partendo da questi reagenti, produce questi prodotti secondo 240 step, reazioni intermedie, si chiamano così, il cui risultato finale è sicuramente quello, okay? Però appunto ci si arriva gradualmente tramite questi passaggi intermedi. Perché vi sto dicendo questo? Non è assolutamente mia intenzione annoiarvi con dettagli chimici di questi passi intermedi che non aggiungerebbero granché al nostro discorso. È soltanto per farvi fissare l'attenzione su una cosa, quella appunto che vi dicevo i due concetti diversi, l'esempio così, la battuta che facevo prima di mettere in una pentola i due reagenti, agitare e aspettare che reagiscano, oppure fare avvenire questa reazione in pochi centesimi o millesimi di secondo all'interno di una camera di combustione tipo quella che abbiamo visto nelle immagini prima di una turbina a gas o del motore di una nave o del motore di una motocicletta, di un camion, quello che volete. Perché appunto, che cosa succede se io, diciamo, non realizzo le condizioni al contorno per questa reazione ideali, le più favorevoli? Quello che può capitare è che in questa sequenza di 240, per esempio, insomma comunque alcune centinaia di reazioni intermedie, qualcosa va storto, nel senso che se per esempio il combustibile, l'idrocarburo che si sta rompendo, frantumando in questi composti intermedi, in questi radicali, per qualche secondo non trova l'ossigeno a disposizione perché fisicamente non è entrato in contatto, perché non c'è stata proprio la condizione fisica per poter realizzare, chiaramente questi si devono incontrare materialmente, entrare proprio in contatto stretto
le molecole di combustibile, le molecole di aria, se non hanno avuto una omogeneizzazione, si chiama così, sufficiente, se non hanno avuto il tempo, pensate alla cosa più banale, il tempo per potersi incontrare e quindi dare luogo a tutti questi 200 e rotti passi intermedi, quello che succede è che io avrò dato luogo a una reazione imperfetta, diciamo così, in cui da queste parti, per esempio, qui tra i prodotti, una cosa tipica, la cosa, ripeto, ne parleremo con calma la prossima volta, però per esempio in questa catena di trasformazioni in cui vi dicevo, vedete qui troviamo fra i prodotti CO2, uno degli ultimi elementi della catena è proprio la formazione di questa CO2, la quale passa attraverso la formazione del monossido di carbonio, il quale solo in un secondo momento, trovando altro ossigeno a disposizione, andrà a formare il biossido. Se per esempio non c'è tempo, c'è carenza di ossigeno momentaneamente da qualche parte, una cosa è che questa reazione non riesce a progredire sufficientemente. Allora che cosa succede? Succede che troverete un po' di CO2 in meno, ma troverete per esempio tracce di CO. Mi fermo con questo esempio, poi chiaramente dovremmo parlarne con più calma la prossima volta, da solo per cominciare a farvi fissare l'attenzione su un problema di questo genere, che scritta così come reazione stechiometrica uno non spiegherebbe la presenza di sostanze cosiddette indesiderate. E quindi dicevo, se per esempio per sventura, per un funzionamento reale della macchina all'interno della quale questa reazione deve avere luogo, okay, può capitare, e di fatto capita, questo è di fatto nella realtà di come sono fatte queste camere di combustione, il rischio è fortissimo, è praticamente sempre presente, il rischio che appunto qualcosa durante questa reazione si inceppi. E giusto per fare un esempio, che cosa significa? Che se io invece qui mi sarei dovuto trovare 100 parti di CO2, magari 100 unità arbitrarie, in questo momento non abbiamo modo di metterci delle unità di misure vere e proprie, se, anziché diciamo, la reazione scritta così mi farebbe calcolare la presenza di 100 parti di CO2, capita tranquillamente a seguito di questi questo svolgimento step by step, cioè passo dopo passo di queste reazioni, che io invece me ne ritrovi invece di 199 parti di CO2 e una parte, per esempio, ripeto, è solo uno dei numerosi esempi che si possono fare, mi trovo una parte di CO. Ok? Dite voi, e vabbè, che ce ne importa? O il CO, CO, CO2, più o meno, si assomigliano. Il problema è di natura diversa ed è molto importante, nel senso che la CO2 in quest'aula ce ne sarà abbastanza, se la respiriamo non ci fa niente, assolutamente, è assolutamente compatibile con il nostro organismo, è un inerte, sta là, si fa i fatti suoi, noi la respiriamo, neanche ce ne accorgiamo. È meglio non respirare il CO, il monossido di carbonio, perché appunto la presenza di questo atomo O in meno costituisce un praticamente inibisce questo CO, se lo inaliamo fa in modo si attacca sui nostri globuli rossi e inibisce il trasporto dell'ossigeno in circolo e quindi praticamente induce asfissia praticamente per la monossido. E quindi è chiaro che è tollerato questo CO se è sufficientemente diluito in ossigeno, se la sua concentrazione sale è un potente veleno, è potente nel senso che la concentrazione anche non elevatissima comporta quel rischio per la salute di cui vi parlavo prima. E questo è solo un esempio di quello che può capitare quando questa reazione stechiometrica non risponde esattamente a quanto abbiamo scritto alla lavagna, cioè a un processo ideale. Questi sono i reagenti, quelli sono i prodotti, perché mai dovrei trovare
degli indesiderati come il monossido di carbonio? Ok, vabbè, chiaramente dovremmo aggiungere un po' di cose, lo facciamo con calma la settimana prossima.